Buonasera. Cari amici, benvenuti in un nuovo video di Van per Scelta. Allora, stiamo approfittando per andare a fare un giretto. Questa giornata serata ormai fa parte di quelle brevi fughe di quando uno ha un giorno di festa durante la settimana, però vuole comunque evadere, quindi un posticino vicino casa dove staccare la spina. Sì, è un video praticamente che ho deciso di... Non si vede niente, ma mi vedete? Che ho deciso di rifare per dimostrare che comunque non serve fare 500 km per staccare un pochino, ecco. Nel senso che quantomeno prepararsi una cinetta, stare un attimino tranquilli in mezzo alla natura. Sì, senza fare grandi cose, volevamo andare in un altro posto, ma era più distante. Poi ci siamo ridotti a partire alle 9 di sera, quindi Come sempre, più o faremo una meno. cosa più modesta. Eccoci, siamo arrivati, c'è un po' di vento, passiamo la notte qui e domani mattina faremo colazione qua, non so, su uno di questi tavolini. Vabbè, dormiamo qua, la zona è tranquilla. A pochi passi da casa. Siamo a 20 minuti da casa, potete vedere, siamo immersi proprio nel verde. Allora, siamo saliti, lei sta lavando i piatti, vabbè, Sta rinfrescando un po' un pochino la teglia, la la cosa. bistecchiera, Un pochino da lì. e adesso abbiamo già apparecchiato, come potete vedere, eccola lì, e facciamo due bistecchine, Niente acqua calda. ma sì, ci mette un po', Acqua calda! sì, l'acqua calda c'è. Proviamo! Sempre parsimonio perché qui butta litri e litri d'acqua Mamma, te la vuoi pensando di sgraffare? essere alla Fontana di Trevi, Te ma la vuoi ancora sgraffare? deve capire che l'acqua bisogna, come si dice, Centellinarla. centellinarla. Ma è calda calda o... Bella calda, piacevolmente calda. Cioè una doccetta me la farei volentieri. Che comunque, secondo, diciamo, la teoria della van life, in teoria non, cioè non è che uno deve andare a Capo Nord, nel senso uno si allontana anche 20 km da casa, nel senso, ora non si vede niente, beh, mi hanno fatto vedere poco, però domani mattina uno si sveglia qua nel verde, cioè Sì. fa colazione lì, se Ti non viene, rilassi un po'. un tifone che porta via gli alberi. Se domani mattina non c'è un po' troppo casino, perché la gente viene a farsi le Adesso grigliate. mettiamo su, ma domani non penso che vengano a fare No, grigliate. questo tempo no. Anzi, secondo me la gente se ne sta a casa. E niente, mettiamo su una fettina e facciamo la nostra cenetta. Quasi quasi verrebbe voglia di fare un programma di cucina. Cucina in van. No? Assolutamente sì. Hai Insomma, in mano un mestiere, nel una caso. trasmissione di cucina tutta ambientata sul van. Chef Chef in van. in van. No, potrebbe essere un'idea.
sempre un rumore sotto, che sia il telefono, i pomodori, qualsiasi cosa, c'è sempre un rumore. Ciao, tutto pronto, si mangia, bistecchina. Buon Per la nostra cena. Appetito. 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 La birra? È sempre l'ora della birra. Che noi ci proviamo a mangiare salutare. È il contorno che poi ci frega. Salutare. Deve fare tss. E ha fatto tss. Non faccio. Perché non fa tss? Non lo so. Buon appetito! Appetito! Ha piovuto parecchio stanotte. Sabbia. Cioè, guarda tutte le macchine sporche. Oserei dire che c'è un tempo veramente balordo. Ma noi siamo temerari e continueremo. Perché praticamente abbiamo fatto colazione, poi è iniziato a piovere e adesso c'è il sole, non si capisce niente. Non sai come vestirti, non sai come. Dici, vabbè, mi siedo nel tavolino a fare colazione. Inizia a piovere, sbaracchi tutto, esce il sole e dici, vabbè. Non so com'è veramente. E adesso facciamo due passi giusto così per sgranchire un po' La le nostra gambe. attività fisica Sì, che è un po' mensile, direi. che non ci muoviamo. E vediamo un po', facciamo un giretto. Troviamo a pochi passi dal ristorante La Polveriera qui a Righi, sulle alture di insomma San Pier d'Arena, sopra Principe. La strada più comoda per arrivare è quella che sale da via Lagaccio, da Campo del Lagaccio, poi si fa via Vesuvio, via Napoli, via Vesuvio, e si arriva. Qui vicino al ristorante c'è un'area dove si può facilmente parcheggiare, quell'area che avete visto prima, in cui c'è parcheggio, c'è un'area verde organizzata con i tavolini e dove ci siamo fermati per la notte. 20 minuti dal centro, un quarto d'ora dal centro, ecco, e si è immersi nella natura. Guardate che bello questo paesaggio.
Questo per dire comunque che non necessariamente bisogna prendere, fare 800 km, 1000 km, andare tanto distanti per staccare la spina, fare una passeggiata, dormire una notte fuori, svegliarsi, fare colazione nella natura. I just miss you more than anything. It's way too quiet in the house. I'm just wasted on the couch. Guess I don't wanna feel anything. Wish you. Siamo tornati giù nell'area, diciamo, nell'area attrezzata, e abbiamo fatto un giretto. Adesso carichiamo l'acqua con un metodo non tradizionale, perché non sappiamo se arriviamo col tubo. Faremo un tentativo. Alla fontanella che c'è qui. Quindi facciamo il tentativo, se il tubo ci arriva bene, se non ci arriva dobbiamo trasbordare le taniche e fare avanti e indietro. Prima svuotiamo le taniche o proviamo col tubo? Proviamo col tubo prima. Proviamo. Proviamo col tubo. Won't forget a single thing from drunken nights to Sunday mornings and how you smile at me. Allora, abbiamo già visto che dalla fontana non c'è il rubinetto filettato, quindi dobbiamo scaricare l'acqua del serbatoio dalle taniche. Apriamo il tappo e procediamo. Stay here right with me. I can't shake that feeling. Perché di norma, come vedete, in teoria bisognerebbe aprire questo tappo e riempire il serbatoio da qui. Però siccome siamo lontani dalla fontana e la fontana non ha il rubinetto filettato, dobbiamo per forza caricare in questo modo. Abbiamo due taniche per un totale di 40 litri. Quindi la prima tanica è andata, i primi 20 litri sono andati, ora svuoteremo la seconda e poi le riempiremo alla fontana e faremo un altro giro. Nel frattempo abbiamo messo su la pasta a bollire, così tra poco si mangia. Bene, abbiamo portato tutto qui al tavolo, abbiamo apparecchiato. Guardate, eccoci qua. Buon appetito. Come al solito, te le dosi, avete dei problemi. Pure. Questo è primo, secondo, dolce e caffè. È tutto in un unico piatto. Perfetto. Allora, stappiamo la birretta. È arrivato il momento di stappare una bella birretta. Appetito.
anche detto. Io devo essere. Come al solito decidiamo di fare qualcosa e la nostra nuvola ci assiste, come in tutte le nostre uscite da marzo a questa parte. E quindi devo proprio dimenticare. Si lavano i piatti. Si lavano i piatti dopo la nostra bellissima pasta asciutta con un principio di abbiocco forticcio. Dovremmo lavarli con l'acqua calda, visto che te tengi. Non so se viene ancora caldo. Penso di sì. Vuoi fare un tentativo? Ora ci provo. E dopo il pranzetto, mentre si lavano i piatti, si attende anche che sia pronto il caffè, facciamo una passeggiata qua sotto le frasche al fresco in mezzo a questa radura e gli uccellini che cantano. Naturalmente ogni volta che faccio un video mi dimentico di invitarvi a iscrivervi al nostro canale YouTube di New Signal TV, a seguire la trasmissione tutti i sabati sera sul canale 75 del Digitale Terrestre, in Liguria, Intel TV. E niente che dire, mettete un bel like e cliccate sulla campanella per non perdere le notifiche, così ogni volta che esce un video lo beccate. Mi raccomando, perché per noi è molto importante e per voi non costa nulla.